idea, un'altra idea del direttore artistico del festival Gesti Moncalieri, Ugo Viola. 100 trombe che hanno suonato per il centenario di Dizzy Gillespie, più fiato alle trombe, è un progetto che vede riuniti 100 e più trombettisti, perché in realtà si sono poi presentati più di 100, e ti posso solo dire che ha diretto i 100 trombettisti Ercole Ceretta. Il brano lo ha scritto Simone Telandro, e poi l'assolo era di Emilio Solana. 100 trombettisti, tutti piemontesi. Hanno anche scomodato la fanfara dei bersaglieri, avrei detto. Pensavo di arrivare a 100, sono arrivati per più di 100. Bene, allora a questo punto la seconda parte della serata è un momento molto importante, perché un altro grande trombettista piemontese, dopo Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, con il suo quartetto, con Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria e Julian Oliver Mazzaniello al pianoforte. Con loro l'orchestra diretta da Paolo Silvestri direttore, Claudio Corvini alla tromba, Fernando Brusco alla tromba, Sergio Vitale alla tromba, Mario Corvini trombone, Enzo De Rosa trombone, Gianni Oddi al sax alto, al sax tenore, al soprano Michele Polga, Marco Guidotti al sax baritono e Alessandro Tomei al sassofono e ai flauti. Loro vi propongono il progetto che Fabrizio Bosso sta portando in tournée. È un progetto dedicato a Dizzy Gillespie, The Chant to Dizzy, con la Paolo Silvestri Orchestra.